Allora io sono chiamato qui a rappresentare un po' quello che è il fondamento ebraico dell'Europa, perché abbiamo visto che il dottor Goria ha insistito anche su questo punto di differenziazione fra Europa e Asia. Io direi che questo elemento di differenziazione che contraddistingue poi il cammino europeo, beh, io penso che questo si inauguri con l'ebraismo. Naturalmente poi la storia europea avrà un momento decisivo nell'incontro con la filosofia greca e poi con tutta la tradizione cristiana e nell'interazione fra queste due tradizioni, che vivranno vita autonoma, forse, e si separeranno anche dall'ebraismo, però certo riconoscendo sempre un'origine in questo fondamento. Allora non è solo per una questione cronologica, naturalmente, che noi seguiamo questo percorso, forse ci sono anche delle ragioni logiche per iniziare la nostra riflessione sui fondamenti ideologici dell'Europa dall'ebraismo. Allora, l'ebraismo a sua volta, come molti di voi sanno, vive un momento decisivo del proprio percorso identitario con la figura di Giacobbe. Con Giacobbe si porta a compimento il momento di formazione dell'identità ebraica che coinvolge la vicenda dei tre grandi patriarchi, Abramo, Isacco e appunto Giacobbe. Il momento di compimento di questa identità ebraica si ha con il cambio di nome da Giacobbe a Israele, conseguente alla celebre lotta con l'angelo, che tanto ha nutrito l'immaginario anche artistico europeo, ancora a dimostrazione di una continuità fra l'identità europea e l'immaginario ebraico. Molte immagini bibliche sono state poi adottate e reinterpretate da tutto l'immaginario europeo. Quindi naturalmente è importante un confronto con la figura di Giacobbe perché è l'immagine paradigmatica dell'identità ebraica e dell'orizzonte etico ebraico. È naturale che le sfide per l'identità ebraica, come dimostrano anche le vicende contemporanee, non finiscono con Giacobbe, però a partire da Giacobbe si mettono in evidenza, o meglio, si definisce il punto di osservazione da cui queste sfide verranno osservate e da cui queste sfide verranno vissute. Allora, la figura di Giacobbe, entriamo direttamente nel merito, emerge per la prima volta nella Torah, nella Bibbia ebraica, nella Parashah, la pericope settimanale di Toledot, che significa letteralmente generazioni. Il commento già ci dice che qui si sta ad indicare la possibilità dell'apertura di un tempo progressivo che si contrappone alle visioni cicliche delle grandi mitologie, naturalmente, delle grandi visioni mitiche. E in questa Parashah, subito è importante evidenziare il primo verso. Il primo verso recita così, lo dico in ebraico e poi lo traduco. Vere Toledot Yitzhak, ben Avraham, Yitzhak olid, Avraham, scusate, olid et Yitzhak. Queste sono le generazioni di Isacco, figlio di Abramo. Abramo ha generato Isacco. Allora, immediatamente, anche ricordando la proverbiale economicità del testo biblico, come si sa, non spreca una goccia di inchiostro. C'è chi dice che l'ha pur sempre scritto un ebreo, e allora naturalmente partendo da qua subito il commento si interroga sulla ripetizione. Come mai la Torah ripete che Isacco è figlio di Abramo? Ci ha detto queste sono le generazioni di Isacco, figlio di Abramo, Abramo ha generato Isacco. È un'informazione del tutto superflua perché è una ripetizione informativa. Allora il commento si interroga su questo. Innanzitutto fa notare come è scritto il nome di Avramo, come è scritto il nome di Abramo. È scritto con la lettera E, la H, al suo interno. È la lettera che rappresenta il tetragramma, rappresenta il nome divino nel linguaggio ebraico, perché è la lettera che ricorre nel famoso tetragramma impronunciabile. Allora, ed è la lettera che si introduce nel nome di Abramo solamente in conseguenza al patto che stabilisce con Dio. Naturalmente rappresenta il dischiudersi di una nuova logica, il dischiudersi di una possibilità di emancipazione, esattamente di quella possibilità di emancipazione che è proprio già rappresentata dal nome della Parashah, dalle Toledot, la possibilità di una emancipazione, si dischiude una nuova possibilità. Forse parliamo proprio di quel momento che ci ha fotografato il dottor Dogoria, il momento di differenziazione tra Oriente e Occidente. Allora ci dice il commento che ripetendo il nome di Abramo, scritto in questo modo, la Torah vuole indicare una genealogia, un lignaggio, una eredità etica che da Abramo passa a Isacco e giunge fino alle generazioni di Isacco, a Giacobbe. Abramo è
colui che per la prima volta nel testo biblico è stato definito Ivri, si traduce con ebreo, letteralmente significa colui che attraversa, perché Abramo effettivamente è colui che attraversa il confine etico, il confine, scusate, etnico, tradizionale, per dischiudere un nuovo orizzonte etico. Per riassumere, potremmo dire che Abramo supera il confine della propria tradizione per dischiudere una logica universalistica. Allora, si capisce benissimo che Giacobbe è l'erede di questa possibilità etica, proprio per come ci viene descritto dalla Torah. Giacobbe eredita questa propensione al superamento del limite che aveva caratterizzato il gesto etico del nonno e che poi anche ha caratterizzato la figura del padre. Dove noi vediamo che Giacobbe eredita questa propensione al superamento del limite? Beh, ci sono diverse immagini che la Torah ci propone che ci caratterizzano Giacobbe in questa direzione, in questo senso. Anzitutto il momento della nascita. Giacobbe ci viene descritto come attaccato al momento della nascita al calcagno del gemello Esaù, sapete, il fratello maggiore. Allora il commento ci dice: questo testimonia la volontà di superarlo, perché Giacobbe fin dall'inizio vuole tirare indietro il fratello per superare il limite genealogico a cui la natura l'ha sottoposto come fratello minore. Si può dire che fin dalla nascita Giacobbe in qualche modo già progetta sugli stessi binari su cui aveva progettato il nonno. Allora subito si capisce l'insofferenza verso il limite di Giacobbe. Ma poi un ulteriore elemento, un secondo: Giacobbe ci viene descritto durante la sua gioventù che studia nella Ohalim, nella tenda. Naturalmente qui probabilmente che sto studiando adesso il filone d'Alessandria, cosa dice questa tenda e cosa poi il commento cristiano dirà su questa tenda. Noi oggi ci interessa di mettere in evidenza quella che è lo sguardo ebraico, per cui ci riferiamo al commento più propriamente talmudico. Allora cosa ci dice che è quella tenda, questo commento talmudico che rappresenta la specificità interpretativa ebraica? Ci dice che quella tenda lì è la prima yeshiva di Sem ed Ever, figli di Noè, no? La prima yeshiva, cioè la prima casa di studio dove si aiuta a progettare quella società che vagamente aveva in mente Abramo, dove si comincia a progettare quell'orizzonte etico universalistico a cui aveva aderito Abramo superando il proprio limite etico. Ecco, Giacobbe si forma lì nella sua tenda, mentre il fratello, come sappiamo, deve andare a caccia per sfamare la famiglia in quanto primogenito. Giacobbe ha la possibilità di studiare dentro questa tenda e di sviluppare questa visione progettuale che ha ereditato da padre e nonno. Ma poi ancora una volta, e quindi di sviluppare quella visione che supera il limite etico. Poi ancora una volta ci dice la Torah che Giacobbe è amato dalla madre, mentre Esaù è amato dal padre. Tutti sappiamo, e la storia, come sapete, lo dimostra proprio di Giacobbe, che l'amore materno è più svincolato dai legami genealogici e dalle logiche genealogiche rispetto a quello paterno. Non a caso le matriarche nella tradizione ebraica rappresentano sempre la figura della trasgressione, sono quelle che trasgrediscono rispetto alle logiche tradizionali, e sappiamo Rebecca, la madre di Giacobbe, che tipo di trasgressione farà, ingannando anche il marito, ribellandosi già in qualche modo alla scelta del marito. Per cui Giacobbe cresce di un amore già svincolato da quelle logiche genealogiche, vive su altri binari anche affettivi, non ha quei vincoli che invece legheranno il fratello Esaù. Ci dice, e la Torah ci definisce Giacobbe Ishtam. Ishtam significa uomo integro, però chi sa l'ebraico, ecco, magari se ci fosse Giacomo oggi, chi sa l'ebraico sa che c'è un'altra parola per dire integro, che è shalem, e tutti però capiamo che rinvia alla radice di shalom, che significa armonia, che viene tradotto con pace. Tam significa sì integro, ma integro è quell'integrità di chi è determinato a perseguire i propri obiettivi. E Giacobbe è esattamente così. Lui ha in mente un progetto fin dal momento della nascita, vuole superare il limite a cui è sottoposto. E Tam significa esattamente questo, è quel tipo di integrità che non rinvia ai valori di armonia che invece riecheggiano nella parola shalom. E poi subito, ancora va detto, un altro elemento che ci caratterizza Giacobbe come l'erede appunto di questo orizzonte etico dei patriarchi, il nome stesso, Jacob. Il commento si concentra molto su questo nome, perché Jacob in ebraico significa letteralmente tortuoso,
e Giacobbe, quindi capiamo benissimo che quel cambio di nome sancirà proprio un mutamento identitario, perché qui Giacobbe è proprio Giacobbe il tortuoso, è colui che realizza strategie per raggiungere i propri obiettivi. E poi appunto il momento decisivo, la grande strategia, quella progettata fin dalla nascita, il momento in cui Giacobbe riesce a concretizzare questo suo progetto e a superare il limite a cui è stato sempre sottoposto, a cui la natura l'ha sottoposto, il momento della vendita della primogenitura. Questa è la grande strategia che dimostra in quale orizzonte esistenziale vive Giacobbe. Voi sapete bene che Esaù ha venduto, è molto importante per capire la psicologia ebraica, ha venduto la primogenitura al fratello, è tutto legale. Naturalmente, scusate se faccio questa parentesi, sapete che al primogenito, il primogenito eredita la terra, la terra. Allora ha venduto la primogenitura Esaù, e c'è un Midrash, un commento, che dice addirittura hanno firmato un contratto scritto, perché Giacobbe voleva evitare future rivendicazioni. Ripeto, è molto importante, parliamo d'Europa, ci si confronta con la radice ebraica, non si può prescindere da questi momenti di formazione della coscienza ebraica. Il mondo ebraico pensa di essere l'erede legittimo, perché è stato venduto. Però attenzione, è vero che tutto avviene legalmente, però è vero anche che Giacobbe l'ha pianificata molto bene. Ha aspettato il fratello nel momento di maggiore disillusione, di una vita che è già disillusa, perché devi rinunciare in quanto primogenito ai propri obiettivi, alle proprie ambizioni, ai sogni che invece sono permessi di svilupparsi nella tenda. Giacobbe, Esaù non ce l'ha questa possibilità, è già una vita di sacrificio della propria individualità alle aspettative paterne. Questa è un po' la vita dei primogeniti, che saranno gli eredi. Allora, lo aspetta già una vita di disillusione, e Giacobbe lo sa come vive il fratello. E lo aspetta nel momento di maggiore disillusione, cioè nel momento del ritorno dalla caccia. Esaù era un grandissimo cacciatore, il più grande, si dice, che fosse del suo tempo. Sappiamo cos'era la caccia allora. La caccia era un'operazione, diciamo, dove tu rischiavi realmente la vita. Non è che sparavi col fucile da lontano. Ogni giorno Esaù è in pericolo di vita. Potete immaginare in che orizzonte esistenziale vive. Tant'è che quando Giacobbe, sapete, gli offre il piatto di lenticchie in cambio della primogenitura, Esaù, a dimostrazione della sua totale disillusione, lui risponde e dice: ma sì, te la vedo, del resto a cosa mi serve la primogenitura se tanto devo morire? Allora Giacobbe lo sapeva in che momento stava chiedendo la primogenitura al fratello, l'ha pianificato, l'abbiamo detto, fin dal momento della nascita, in cui nasceva attaccato al calcagno del fratello. Perché va detto, c'è un sacrificio in questa storia che dischiude l'orizzonte europeo, c'è un sacrificato, questo sacrificato è Esaù. Noi sappiamo, appunto, sapete che Giacobbe otterrà quella primogenitura, e sapete che su spinta materna questa sottrazione sarà confermata dal momento in cui, della benedizione paterna, in cui Giacobbe assumerà le sembianze di Esaù, come sappiamo. Ma l'importante da capire per mettere a fuoco l'identità europea e capire che cosa lascia dietro è che c'è un sacrificato e c'è un sacrificio. Questo sacrificio nella tradizione ebraica non è affatto il sacrificio di Isacco. Isacco non è sacrificato. In ebraico si dice la Achedah di Isaac, cioè si dice la legatura di Isacco, perché Isacco è legato, ma non c'è nessun sacrificio. Si fraintende molto a tradurre sacrificio di Isacco. Non c'è stato nessun sacrificio. Il sacrificio c'è nella tradizione ebraica, è Esaù. Lui è l'elemento sacrificato e sono con lui sacrificate le pulsioni che simbolicamente lui rappresenta e che non avranno diritto di cittadinanza nel progetto di civiltà di Giacobbe. Le pulsioni di gerarchia non ci possono stare in una società universalistica, diciamo. Non si può rispondere
in democrazia, visto che è stato usato questo termine, al criterio del Führerprinzip, tutti sotto il Führerprinzip. Questo elemento è sacrificato, pulsione di gerarchia, le pulsioni di possesso territoriale, lo Heimat. Per questo molti ebrei hanno un confronto con lo Heimat hegeliano, per dire la nostra concezione è diversa. Queste pulsioni di possesso territoriale, niente, vanno rimosse. Terzo, le pulsioni di genealogia non sono ammesse. Non è che io sono fratello minore, non è che davanti a un giudice mio fratello maggiore ha maggiori diritti ereditari. No, tutte queste pulsioni che vivono nella coscienza umana e che fino a quel momento nessuno si era permesso di contraddire, tutte queste sono rimosse. Cioè, o meglio dire, sono sacrificate dal gesto inaugurale di Giacobbe che porta a compimento il percorso inaugurato da Abramo. Va detto, c'è questo sacrificio. Ulteriore riflessione proprio filosofica. L'ebraismo non ha minimamente l'illusione di poter fondare una società senza sacrificio e senza un sacrificio. Non c'è. C'è sempre, in ogni gesto di fondazione sociale, c'è sempre un elemento che è sacrificato. Si sceglie una direzione, qualcosa resta sempre da parte. La differenza, dice l'ebraismo, è nella coscienza che si ha di chi è stato sacrificato e del rapporto che si ha con l'elemento sacrificato e che si inaugura con l'elemento sacrificato. E infatti ci sono delle tecniche formali di attenuazione della sofferenza del sacrificato. Spesso e volentieri si fa turno ad essere chi è ad essere il sacrificato. Allora lo Shabbat è la sospensione di questo sacrificio, il giubileo che ogni 50 anni si compie, per cui vengono ribaltati i ruoli, il servo diventa padrone e il padrone diventa servo, sta proprio a testimoniare un tentativo di roteare, diciamo, il turno in cui si è sacrificato, cioè di attenuare le sofferenze dell'elemento sacrificato non rendendolo permanente. Però non c'è nessuna illusione che noi sappiamo invece ci sarà nel mondo cristiano. Il mondo cristiano vorrà fondare una società senza sacrificio una volta stabilito il sacrificio ultimo che assorbe in sé tutti i sacrifici futuri, che sappiamo è quello di Gesù. Non ragiona così l'ebraismo, è molto importante, perché vuol dire che tieni sempre conto che Esau è rimasto indietro e sviluppi politiche conseguenti a questo gesto di rimozione. Allora, è chiaro quindi che la storia vorrebbe che Giacobbe tornasse da Esau, spiegasse il suo gesto a Esau, non che rinunciasse al suo gesto, ma lo spiegasse, rendesse Esau partecipe di questo sacrificio che gli è richiesto. Lo sappiamo bene che la storia non va in quella direzione, la vicenda ci racconta che invece Giacobbe cosa fa? Invece di tornare indietro, va avanti, scappa. Scappa, va avanti. Interessante, perché il termine ebraico in cui viene descritta la fuga di Giacobbe, questo è interessante, il commento ci dice che indica una camminata all'indietro. Cioè Giacobbe scappa, va verso di là, ma guarda sempre il suo luogo di provenienza. È interessante in questa logica di rapporto ad Esau, di questa coscienza rimossa. Perché qui si sta, naturalmente è Freud, si sta strutturando la costituzione psichica descritta da Freud. C'è una coscienza e c'è un rimosso, delle pulsioni rimosse e sacrificate, e sappiamo poi come si sviluppa l'immagine della coscienza freudiana, dell'ebreo Freud, naturalmente. Allora, Giacobbe, la storia come continua? Che Giacobbe va avanti e ci viene presentato subito esattamente così come l'avevamo lasciato, cioè questo è convinto che non esistono limiti davanti a sé, che lui potrà realizzare tutto. Del resto la vita gliel'ha confermato. Lui viene dal momento di realizzazione della grande strategia progettata fin dalla nascita. Sì, c'è stato il trauma della reazione del fratello che insegue, cacciando la Torah, ci dice, un urlo al cielo, l'urlo vero dell'inconscio, che insegue il fratello. C'è stato questo trauma, però Giacobbe, del resto la madre gli aveva detto così, è convinto che andrà dallo zio Labano, dove la madre gli ha detto vai a ripararti qualche giorno dallo zio Labano, poi torna e vedrai che tuo fratello avrà accettato questa nuova condizione. Allora c'è questo trauma che agisce nella coscienza di Giacobbe, ma ancora non lavora pienamente.
E allora lui ci viene presentato esattamente come l'abbiamo lasciato, così, senza limiti davanti, la possibilità di realizzare tutto quello che vuole. Il grande Giacobbe che studia nelle tende le 10 volte. E da cosa capiamo che, perché bisogna sempre individuare un'immagine paradigmatica di questo stato identitario, e beh, è il momento dell'incontro con Rachele, sua moglie, la sua futura moglie. Lui la incontra appena arrivato nel territorio di Labano, prima di incontrare lo zio da cui la madre l'aveva mandato, incontra Rachele e se ne innamora subito. E la Torah ci descrive il gesto romantico, perché nella Torah c'è tutto. Perché se abbiamo detto che si pone a fondamento dell'Occidente, vuol dire che dentro c'è il romanticismo, che c'è l'illuminismo, e ci sono tutte immagini che si possono riferire a delle tradizioni che poi hanno definito la storia dell'Occidente. Lo dico per individuare elementi di continuità e di discontinuità, ovviamente, con l'identità europea successiva. Allora, attenzione, Giacobbe, appunto si innamora immediatamente di Rachele, e siccome lui è abituato volere tutto e a ottenere tutto, beh, subito va dallo zio, che doveva comunque incontrare, e chiede in moglie sua figlia e dice: io voglio sposare tua figlia. Labano, lo zio, gli dice: va bene, te la concedo, però devi lavorare 7 anni per me, perché è presto detto, a casa mia si fa così, se vuoi questo devi fare questo. Lo dice proprio: a casa mia è così. 7 anni, lui pensava qualche giorno, inizia a scricchiolare la grande certezza, la grande confidence, come dico, la grande fiducia che ha in se stesso Giacobbe, inizia a scricchiolare, inizia a capire insomma che il suo progetto inizia a avere delle deviazioni. 7 anni, sapete benissimo cosa succede, finiscono i 7 anni e Labano gli metterà nel letto la figlia maggiore, perché Rachele era la figlia minore. Allora lo trufferà. C'è un bel commento su questo quando Giacobbe dice alla moglie, non Rachele ma l'altra che è costretta a sposarsi, la sorella maggiore, ma tu, per capire come si sta sviluppando la coscienza di Giacobbe, dice Giacobbe: tu mi hai truffato. E c'è il commento che dice, che amplia la scena e ci descrive, dice: come io ti ho truffato? Tu che hai fregato tuo fratello vieni a fare la morale a me. Io ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu. Allora Giacobbe è costretto da questi eventi a meditare su se stesso, a meditare sulla sorte del fratello Esau, che cosa ha lasciato indietro. Sapete, gli dà la prima, Giacobbe è costretto a sposare la primogenita, Lea. In cambio, però dice: però io voglio ancora Rachele. Va bene, gli dice Labano, fate altri 7 anni da me. Insomma, tutti sappiamo come finisce la vicenda. Per sposarsene una se ne deve sposare 4, Giacobbe. E invece di stare pochi giorni da Labano, starà 20 anni. 20 anni. Allora uno dice: va bene, torna a casa sua. No. Giacobbe, si capisce quanto allora lavora il trauma del fratello, quanto lui avesse trascurato la reazione che dentro di sé aveva provocato l'urlo del fratello. Lui aveva sempre ottenuto tutto, com'è che c'è uno che si ribella alle sue decisioni, al suo immaginario, oserei dire. Infatti ci sono interpretazioni psicanalitiche di sta vicenda che dicono che l'obiettivo di Jacob è uscire dalla dimensione narcisista, naturalmente colmata caratterizzata dall'amore della madre per il figlio minore, che lo avvolge il suo figlio minore, che lo so anch'io, e ti avvolgono queste mamme. Allora che cosa succede? Giacobbe dice: va bene, non ancora convinto, evidentemente la paura del rimorso è fortissima, non ancora convinto di tornare, dice: vabbè, allora Labano, va bene, adesso ho sposato le tue figlie, ce ne ho 4, insomma, la sorte della mia famiglia è la sorte anche della tua famiglia. Io ti ho fatto diventare ricco perché Giacobbe è molto intelligente, è molto più intelligente della media lui circostante, e infatti sa fare il business, come per molti suoi discendenti. Sa fare il business, magari no, non farà il diamantaio, non farà il commerciante, sa fare il business, sa fare vendere le mucche, sa pascolare i campi, insomma, Labano si arricchisce a dismisura per il lavoro di Giacobbe. Allora Giacobbe dice: ti ho fatto diventare ricco, per favore, consentimi una piccola ricchezza personale, dammi una parte del tuo gregge, i capi peggiori, scendi di te, non mi interessa,
però almeno io posso mantenere la mia famiglia, che è anche la tua famiglia, sono le tue figlie. Dice, va bene, gli dice Labano, va bene, Giacobbe lo fa, diventa ricco. Lui, insomma, scatena l'invidia dei locali. E dicono, ma cos'è questo straniero che viene? I figli di Labano dicono, ma scusami, questo ci sta fregando l'eredità del padre. È lo straniero, se viene qua un extracomunitario, uno straniero, si arricchisce davanti a noi e gli espropriamo la proprietà, a un certo punto ci dà fastidio che lui sia diventato ricco. E così è il destino di Giacobbe. Allora Giacobbe è straordinario, la scena e l'immagine, perché Giacobbe a un certo punto vede, ce lo dice la Torah, che il volto di Labano cambia, cambia. È l'immagine del compagno di classe che diventa nazista da un momento all'altro. Quando c'è il cambio di volti, la Torah lo descrive sempre questo cambio di volti, non c'è possibilità di dialogo, non c'è possibilità di conciliazione, devi prendere e andartene. E così farà Giacobbe, a vostra volta l'ha capito. Cioè, prende di notte come molti suoi discendenti, è l'immagine paradigmatica dell'identità ebraica. Di notte raccoglie la famiglia, che aderisce, chiede alle mogli se vogliono venire con lui, le mogli dicono sì perché tu ci tratti meglio di nostro padre. La logica di famiglia di Giacobbe è diversa di quella gerarchica di Labano. Prende tutto e va via di notte. Attenzione, dove va? Se va da un'altra terra che sia di un altro, sarà sempre lo straniero in terra straniera. C'è solo un posto dove lui ha diritto di realizzare quel progetto, diritto e dovere come compito etico, di realizzare quel progetto di una società che non risponda alle logiche orientali, della gerarchia e via dicendo che tutti sappiamo. Lui ha diritto solo in un solo posto, a casa sua. Non ha nessun diritto da Labano. Non ce l'ha quel diritto di venire in Italia e fare la società che vuole. C'ha il diritto di dov'è la sua terra, è casa sua. Ma discesa, oh, allora devi confrontarti con quelle pulsioni rimosse. Un secondo, e sto già avviandomi verso la conclusione. Dico solo, come sapete la vicenda, Giacobbe se n'è andata via la fonte della ricchezza di Labano. Questo si sveglia al mattino, vede che Labano, che Giacobbe non c'è, non è che pensa, pensa proprio a Giacobbe, e lo va a inseguire, perché è la fonte della sua ricchezza, come se ne andasse la D grande di una banca. E lo vado a inseguire, gli do i soldi per tenermelo dietro, e così fa Labano, va lì e va da Giacobbe, dice ma tu te ne sei andato così. Giacobbe cosa fa quando nel momento dell'incontro, ecco perché io l'ho messo nel titolo, ecco perché io lo considero paradigmatico dell'identità ebraica, ancora più dell'incontro successivo con Esaù, che ha tanto nutrito l'immaginario eccetera, ma è qui che si pongono le coordinate per la possibilità dell'incontro, è qui che si pongono le coordinate per lottare con l'angelo. Qui, in questo momento, cosa fa Giacobbe? Mette un limite, tu hai parlato di limite, mette un limite che separa fra sé. È interessante anche in relazione a quanto diceva Giulio Guaria prima, no? Sul come interpretare il limite, come l'Europa interpreta il limite. Per l'ebraismo il limite non ha nessuna accezione negativa. Mette una stele, Giacobbe. Questa stele separa le due identità, le separa. Va detto, non va edulcorato il limite, separa le identità. Da una parte c'è l'identità di Giacobbe, l'identità ebraica, dall'altra parte c'è l'identità di Labano. Sono diverse. Ciò non significa che non possano convivere, ciò non significa che non possano armonizzarsi. Giacobbe non ha nessun elemento di conflitto nei confronti di Labano. Lui dice, però io sto di qua e tu stai di là, io non vengo a mettere becco come vivi tu in casa tua e potrei vedere come si vive in Iran, potrei dire come si vive in Siria, potrei dirlo, perché è contro le mie logiche, e sono dispute talmudiche infinite di come comportarsi nei confronti di questi luoghi, perché non hai diritto di invadere neanche l'Iran e la Siria, non c'hai il diritto, devi inventare altre strategie, troppe contraddizioni. E allora cosa fa? Questo è un limite che separa fra me e te. Gli spazi identitari devono rimanere separati con i progetti identitari. Le tue figlie, non lo dice Giacobbe, lo dico io, le tue figlie, per capire la strategia ebraica, perché sembrerebbe contraddire quell'orizzonte universalistico che vuol dire diritti per tutti, no? Le tue figlie hanno scelto liberamente. Io mi propongo.
pongo come modello, l'idea della, di Israele come faro delle nazioni, lume delle nazioni. Vediamo se i giovani siriani su Facebook non avranno invidia dei coetanei israeliani o di Tel Aviv, che è stata nominata la città gay friendly del mondo adesso quest'anno, di quel tipo di tolleranza. Vediamo se l'omosessuale siriano non ha... questo è il tentativo ebraico, però c'è il limite, mi interessa adesso veramente arrivare alla conclusione, il limite che separa me da te. Un secondo, la mattina arriva e arrivo proprio alla questione carne. Coerentemente con quanto ho detto fino adesso, dovrei mettere la kippa, perché dovrei esibire il limite ebraico che ci differenzia, però perché la Torah si legge sempre con la kippa per dire che c'è che la nostra è un'interpretazione, che non dipendiamo sempre da qualcuno di sopra, non fa niente se esiste o non esiste, l'importante è pensare che la tua non è la verità, è la lettura del testo originale. Detto questo, la mattina si alzano tutti, ormai sono pacificati, anche l'Abano ha accettato questo limite che separa le due identità. Interessante come viene nominato questo luogo. Al mattino seguente Labano si alzò presto, baciò i suoi figli e i figli dei suoi figli e le sue figlie e li benedisse. Poi Labano partì e tornò a casa sua. Giacobbe invece proseguì il suo viaggio e gli angeli del Signore gli vennero incontro. Quando Giacobbe li vide, disse: questo è un accampamento del Signore, e diede a quel posto il nome di Mahanaim, doppio accampamento, perché è plurale in ebraico Mahanaim. Allora, ho detto, questa è l'immagine paradigmatica dell'identità ebraica, qui si è già costituito tutto, vanno capite le implicazioni etiche di questa immagine. Cosa ci dice questa immagine? Una cosa, primo, come ho già detto, tutt'altro che contraddire una logica universalistica e un'etica universalistica, il limite è necessario perché si concretizzi, il limite è necessario perché la sintesi non si traduca in una reduzio ad unum, che Giacobbe deve diventare come Labano o viceversa, il limite è necessario un limite normativo, che se si dichiara, si pone al centro la dignità di tutti gli individui, ci devono essere delle leggi che lo fanno rispettare questo centro etico, non che ci affidiamo all'amicizia e al volemo se bene fra di noi, ci vogliono delle leggi rigorosissime, ci vuole un limite in economia, bisogna anche pensare questi limiti, il limite non contraddice la logica universalistica, il limite serve perché questa venga concretizzata. Senza limite si va in quella dimensione etica che nell'etica ebraica è rappresentata dall'immagine del Mabul, del diluvio, si dice il diluvio, non c'è il diluvio, si tratta, la Torah Mabul, la Torah parla di caduta delle acque dall'alto e di emersione delle acque dal basso, è l'immagine della confusione, della perdita di discernimento. Il diluvio finirà quando Noè vede l'arcobaleno, l'immagine invece del discernimento, quindi il diluvio è l'immagine della confusione, della perdita di discernimento, e l'arcobaleno con cui si conclude tutta questa situazione è l'immagine del discernimento, solo lì finisce questo Mabul. Senza limite siamo nella grande confusione, nel Mabul, dove tutto si confonde, ci sono i grecisti. È un po' come quando Platone descrive nella Repubblica il declino della Callipoli se parla della democrazia. L'allievo vorrà fare il maestro, non mi sbilancio sulla realtà attuale delle confusioni politiche che viviamo. Allora, non dico niente. Naturalmente i ruoli non sono più ben definiti, diciamo così. Uno fa il mestiere dell'altro. Questo è il Mabul, senza limiti. Un'intenzione che sto veramente concludendo. Cosa ci dice ancora questa immagine? Doppio accampamento. Perché doppio accampamento? Perché il limite divide l'interno dall'esterno. Il limite può essere attaccato da due parti. Da una parte, queste visioni imperialiste che hanno caratterizzato il destino europeo ogni volta, con oggi compreso, che l'Europa si è voluta unire, si è unita secondo una logica imperiale di reduzio ad uno, la grande Germania, tutti sappiamo. Napoleone. Quando l'Europa si è voluta unire, vabbè, Napoleone ha voluto fare diverso, però quando si è voluto unire con questa logica imperiale,
L'ebraismo, naturalmente, qui dentro ci mette anche tutte quelle visioni radicalmente universaliste che, secondo l'ebraismo, non tengono conto del fondamento imperialista che le anima. Due, da una parte il limite. Il limite può essere attaccato anche da destra, diciamo così, dall'interno. Cioè da quelle pulsioni rimosse con cui si dovrà confrontare Giacobbe. Cioè quelle pulsioni di gerarchia che tornano, che sono prepotenti. La storia europea, se non ce ne insegna questo, non ce ne insegna niente. Sono prepotenti, non sono un appendice della storia europea, sono al centro della storia europea, chiedono la rivendicazione, lo sappiamo, persino nella vita politica degli ultimi anni, come questo hanno solo servito per appile elettorale. Il territorio, lo straniero, queste sono logiche che rispondono a quel rimosso profondo. Oggi in Europa lo sappiamo com'è la situazione, tutti sappiamo cosa succede in Grecia, cosa succede in Ungheria. Allora, veramente in conclusione, per dire che l'Europa deve confrontarsi con questi sentimenti antisemiti che la abitano per progettarsi, fare i conti con l'identità ebraica. Non vuol dire che l'ebreo è Sigmund Freud, è Albert Einstein, no, l'ebreo è Lubavitch col cappello, le peyote, quella roba lì. L'Europa deve pensare che quella roba lì, se decidere se fa parte della sua anima o no. I miei tornano ieri, l'altro ieri da Israele, è pieno così di francesi adesso che vivono in Israele. Andate a vedere le percentuali di Marine Le Pen in Francia. Allora voglio dire, uso una citazione per concludere, che però sia paradigmatica di che cos'è lo Stato europeo, di cosa vuol dire confrontarsi per l'identità europea con la matrice ebraica, e che non serve a niente scrivere radici giudaico-cristiane per arrivare a questo che vi leggo. L'estate, non quest'estate passata, due, l'estate precedente, in Olanda, la grande Olanda, in funzione islamofoba, va detto, è stato... poi non è passata in definitiva, però a una Camera del Parlamento è passata la legge. Si sono messi d'accordo da destra e a sinistra gli animalisti, sempre i diritti a tutti tranne a quelli che lasci indietro, hanno proposto una legge contro la macellazione rituale, quindi contro la carne halal e contro la carne kasher. In Olanda solo Hitler l'aveva fatto, nella storia olandese. Come uno non si chieda, come venga percepito dal paese del diario di Anna Frank, questo dalla comunità ebraica di quel paese, per me è un mistero, come uno non si chieda che effetto avrà sulla comunità olandese ebraica. Per me è un mistero, gli animalisti l'hanno fatto, si sono uniti a loro in funzione islamofoba, la destra estrema di Geert Wilders, il partito della libertà, che ha il 30% in Olanda, 30%, naturalmente era molto amico degli ebrei fino a questo momento, e tutti molti ebrei, oh, ma un liberale conservatore, perché strizzano l'occhio a sta gente in funzione islamofoba? Va bene, allora viene interrogato, questa legge poi non è passata, attenzione, il caso della circoncisione in Germania quest'anno, questa legge, persino a San Francisco volevano fare un referendum, tutto è discutibile, se si parla di sofferenza degli animali, tutto è discutibile. Ma i toni sono molto molto da tenere in considerazione. Chi lo fa è molto da tenere in considerazione. Chiudo con questo. Questo trago un'intervista riferita a questo episodio olandese di un giornale dell'ebraismo italiano, molto bello, si chiama Pagine Ebraiche, che ha tutte le voci, like e non like. Chiedono a questo che fa parte della commissione che si opponeva a questa legge, è un ebreo, è un medico. Poco conta, la tua conta è riferito alle dispute mediche sulla sofferenza degli animali o no. Si chiama professor Frederick De Wolf. Chiudo con questa sua citazione. Gli si chiedono, alla fine dell'intervista, i Paesi Bassi erano l'oasi felice della tolleranza. Poi sono arrivati diversi segnali poco incoraggianti, tanto che un noto politico olandese ha consigliato agli ebrei olandesi di levare le tende e andare in America o in Israele. Ma questo, guardate, l'anno scorso in Olanda, eh? Qualcosa si è rotto, chiede l'intervistatore. Ecco cosa dice questo De Wolf. Purtroppo temo che questo sia solo l'inizio. In Olanda, come in Europa, stiamo assistendo a una radicale secolarizzazione della società. Non si intende confessare, si intende che non sia capace di progettare un fondamento etico.
da un Elmabur più totale. La proverbiale tolleranza olandese era data dalla convivenza di culture e realtà religiose diverse, come cattolici e protestanti. Questa diversità veniva tutelata e tuttora dovrebbe essere il pilastro di ogni democrazia. Oggi invece viviamo in un'Europa sempre più intollerante e xenofoba. Ho paura sia un processo che non possiamo fermare, almeno non fino a che le persone non ritroveranno un sentimento, lui dice, religioso, ma etico vuol dire, che sono convinto risieda in ciascuno di noi. Grazie. Ecco, adesso se volete, volete porre questioni, osservazioni, dubbi, senza nessuna remora, perché siamo fra di noi, anche i relatori, naturalmente, se vogliono rompere via. Sì, io credo che siano due appunto i problemi che possiamo fare meglio. Insomma, uno, che pongo come domanda, insomma, certo. Pongo come domanda Davide, da una parte proprio come oggi è possibile abitare la storia che ci fa appartenere ad Europa. Cioè, il nostro titolo su cui oggi interveniamo, I fondamenti ideologici dell'Europa, prima ancora che vengano interrogati quali siano, quali discriminazioni si faccia, insomma, ma Europa ha fondamenti, io chiedo. E poi un'altra ulteriore domanda. E l'ulteriore domanda che su cui Davide, intorno a quello su cui Davide ha insistito con tutta la relazione, e cioè, io chiedo, il limite che tu intendi, che tu hai inteso, non è comunque un limite interno all'universalismo? E se è un limite interno all'universalismo, è l'universalismo appunto che rischia, che ha sempre rischiato, no? Che ha sempre rischiato di essere propagato su quell'idea di tolleranza che è volontà di armonia, comunque volontà di armonia. E per questo concludevo intorno alla possibilità di pensare su quale diritto una comunità regolata. Perché sono d'accordo, il diritto, è, cioè il limite è quello opposto dal diritto, ma attenzione, è quello che ha sempre fatto Europa, è sempre stato quello che ha fatto Europa dicendosi tollerante. Anzi, appunto, mi riallaccio a quanto dicevo, chi vuole intervenire basta alzare la mano e intervenire subito. L'Europa ha, ecco, fin qui subito. L'Europa ha fondamenti, deve, cioè se non riesco a immaginare una identità priva di fondamento, mi rendo perfettamente conto che questo introduce delle contraddizioni dal punto di vista genuinamente filosofico-teoretico, me ne rendo conto, sì, per me l'Europa deve avere fondamento, il fondamento deve essere quello che riflette l'ethos di cui tu ci hai parlato, che è il momento, l'ethos che differenzia il progetto occidentale da quello orientale. Se invece ci incartiamo nella logica che non esiste nessun fondamento, allora io credo che diventi una guerra in cui vince il più forte, chi ha maggiori mezzi di propaganda, oppure come succede adesso, che proprio va a menare le mani in giro per le strade come succede in Grecia e in Ungheria, menano. Io penso che debba avere la forza di combattere, o meglio di affrontare la contraddizione, sapendo benissimo che ogni limite, anche un fondamento che sancisce un limite, deve essere criticabile,
che nessuno ha la verità, di forse bisognerebbe presentarsi con la kippa tutti quando si discute di leggi, per capire che la legge è sempre modificabile, però ci sono degli argini attorno a cui si costruisce un progetto di civiltà. Io non riesco a immaginare, sul piano filosofico lo capisco benissimo, però sul piano politico, etico, io non riesco a immaginare un'identità in cui è priva di fondamento. Per me non c'è, è un'illusione, è un'identità che cade dal cielo. Non riesco a averla questa immagine di questa identità angelica. Ho l'immagine dell'identità che si confronta con la storia, che nasce nella storia, si pensa parziale, e ciò non significa che debba per forza contraddire una logica universalista e che in un paese dove, appunto, parlavo della minoranza gay, dove i gay hanno diritti, è diverso da un paese in cui non ce l'hanno. Anche se sul piano genuinamente filosofico, se sempre puramente formale, si tratta di stessi schemi giuridico-logici, se vogliamo. Però per me c'è differenza. Io credo che non bisogna essere troppo vittime delle categorie filosofiche, perché se no si va in dei contorcimenti, perché c'è anche una dimensione etica della vita che non è, Kant ci insegna, assorbibile in quella teoretica. Quindi sul piano teoretico penso che stiamo facendo tutta una contraddizione. Sul piano etico penso sia necessario, e così come limite interno esterno, dico limite interno, se io accetto l'idea, questa è un'immagine che poi mi specifica adesso, perché io dico limite interno, va bene che sia interno, va bene, cioè poi tu mi dici se dico bene, limite esterno lo vedrei come qualcosa che si pensa caduto dal cielo, no, il limite è interno al sistema, è figlio del sistema ed è fallibile. Quindi io lo concepirei interno il limite, se dovessi scegliere, perché l'esternalità mi dà l'idea di un qualcosa che si pensa come non proveniente da questo percorso storico, che invece è un percorso storico e come tutto relativo, quindi, in questo senso, se tu intendi questo limite interno o limite esterno. Intendevo sì. Il limite che, come ho cercato, sì, certo, brevemente di dire, quel limite che sempre Europa ha preservato e ha avuto intenzione di preservare, che non ha mai tolto, che non ha mai escluso, soppresso. Non so se negli anni 30 in Germania non è stato soppresso tutta Europa. Io penso che l'Europa abbia vissuto molti momenti in cui questo limite non è stato salvaguardato e che si sia finiti nel Mabul, quello che il Talmud definisce uno stato di perversione, cioè non quando i perversi vanno al potere, quando si ribalta la logica. Questo intendo io. Cioè, il limite di preservazione, tu lo intendi come una contraddizione, se ho ben capito, della logica universalistica. O sbaglio? Il limite, scusa. Il limite, proprio in quanto tale, che sia interno, anche il limite interno, lo intendi come un tentativo di preservare una logica che è in contraddizione con l'ethos originario europeo? Chiedo proprio in forma di domanda. Cioè, il limite contraddice lo sguardo universalistico dal tuo punto di vista? Dovrebbe mettere in questione proprio la pretesa universalistica di quello sguardo, che non è solo lo sguardo universalistico, è la pretesa universalistica di uno sguardo. È quello che deve mettere in questione. Capisco. Di quale che sia lo sguardo. Anche del più singolare, determinato e particolare. Cioè il limite dovrebbe porre l'accento sulla pregiudizio universalistico di un orizzonte etico. Chiedo proprio in funzione di domanda. Sì, mettiamo un po' l'accento, mettere in questione, diciamo, lo metto nella maniera più meno determinata possibile, insomma, mettere in questione il limite dello stesso sguardo. Certo. Allora io ti parlo. Che possiamo anche rimanere in categorie filosofiche, etiche o quali che siano, ma il punto è quello. Chiedo per coprire e poi veramente facciamo la domanda. Solo proprio brutalmente, mi scuso per la rozzezza. È chiaro che per l'ebraismo questo percorso, così come ci sono tante interpretazioni dell'ebraismo, e appunto Giacomo Petrarca non sarebbe d'accordo con questo, però dico, in generale, dico, per l'ebraismo, così come l'ho presentato, il limite ha un'accezione positiva.
diciamo così, o perlomeno contraddittorio. Chiedo invece l'Inter, secondo te, ma per capire proprio l'immagine di Europa che si vuole, che si ha in mente, è negativo, cioè qualcosa che è di ostacolo a un processo di integrazione, a un processo di armonizzazione? È di ostacolo il limite, perché per me è funzionale. Sì, ecco, infatti questa io penso sì, che integrazione è quella che sempre è stata pensata con, sì. con lo sguardo europeo, sì, ti dico di sì. Ecco, infatti questo per me è il punto, ed è questo che io dico. Ecco, questo è il punto decisivo, ed è questo che io capisco. Allora, nel senso che tu scrivi i fondamenti ideologici dell'Europa, sono esattamente i fondamenti, cioè certo. Con quella logica in cui sono dati per saga della storia, sì, perché quella è. Io però chiedo sempre come si fa a salvaguardare i diritti, cioè come si fa. Tipo, esattamente questo è il punto. Io non ho la soluzione di come si faccia, e siamo qui per questo. Certo, però dico, uno c'ha una ragione. Il punto però qual è? Il punto è quello di individuare che per me, insomma, per come ho cercato di dimostrare, che esattamente la possibilità di abitare diversamente quel fondamento della storia, non di uscire dalla storia, dalla politica, da tutte le pratiche in cui Europa ha costruito il proprio spazio, non è il punto, non è quello di uscire, ma è di introdurre, insomma, pensare diversamente. Con questo pensare diversamente, però, insomma, io lo accetto, nel senso che io aderisco anch'io, però rimane il credo che rimane sempre, però adesso rimane sempre il dissenso di fondo, che è tutto plausibile, naturalmente, cioè fra se questo ripensare diversamente contempla un limite, perché io anch'io penso che il limite deve essere fallibile, pensato diversamente, bisogna vivere diversamente rispetto al limite del faraone. Però io lo penso funzionale, e senza si scioglie. Prego. Scusi. Sì, una domanda, due domande al dottor Goria. Una brevissima, se può citarmi il testo da cui ha preso la citazione di Nietzsche sull'insoddisfazione che lui di incontrare l'Europa su ciò che si era già raggiunto, sull'infermità dell'Europa. Se può dirmi cortesemente. La Gaia Scienza. La Gaia Scienza, grazie. E un'altra cosa che vorrei, se lei cortesemente potesse e volesse, è, come dire, elaborare il concetto che l'espansionismo ateniese, se ho capito bene, mi pare di aver capito bene, era in qualche modo una conseguenza della democrazia. Una terza osservazione molto veloce, la Germania nazista non è stata l'unico scandalo europeo, e probabilmente neanche non il maggiore. L'Europa si è illustrata nei secoli con lo schiavismo, ricordiamo il commercio triangolare dall'Inghilterra all'Africa, alle Americhe, trasportando rispettivamente pacottiglia, schiavi e melassa per produrre il rum, e le distruzioni di intere popolazioni, dagli Indi nell'America del Sud ai Pelle Rossa nell'America del Nord. Quindi diciamo che la storia europea vanta, oltre alle guerre di religione, le guerre normali, quelle regolari. Quindi l'Europa vanta, come dire, delle tradizioni anche in questo campo. Ma questa è solo una un'osservazione. Ecco, se potesse amplificare un po' quel tema che dicevo precedentemente, la ringrazio molto. Faccio anche un'osservazione alla tua osservazione, allora. Non ho mai inteso, ho voluto dire che se oggi dobbiamo porre in una qualche maniera la domanda, la questione sull'Europa, ci troviamo a porla dopo tutta quella storia che lei ha brevemente indicato,
soprattutto a partire dalla, da ciò che è avvenuto nel secolo passato. Che questo significhi, come dire, un fenomeno, la relazione di questo fenomeno, come si è da pensarsi rispetto al passato di Europa, non è possibile intenderlo. Sicuramente non ce la si può cavare dicendo che è, tutto su una storia, tutto si sviluppa su una storia orizzontalmente intesa, secondo me, diciamo, che tutti i conflitti, tutti gli avvenimenti di Europa stanno su e hanno un medesimo peso, ma è un'affermazione problematica. Quanto invece su quello che lei mi chiedeva, non direi che sia conseguenza l'imperialismo, direi che è un'ulteriore espressione, portare a termine quella che era stata la pretesa di autoctonia sulla quale si è fondato il regime democratico, la norma democratica, che appunto si è sviluppata a partire dalla pretesa di radicamento rispetto ai presupposti mitici del regime politico ateniese precedente alla democrazia. L'imperialismo si sviluppa anche e in particolare come sradicamento, come oltrepassamento, come dissacrazione, potremmo dire, rispetto a quell'unità delfica che univa le genti greche a Delfi, che era stata uno, l'altro, diciamo così, fondamento dell'unità politica delle polis, insomma. E questa è la guerra del Peloponneso fa, insomma. L'imperialismo greco è questo di Atene. Beh, sono due belle relazioni e senza dubbio piacevoli anche da un punto di vista culturale, perché sia la prima del dottor Coria sia quella di Davide. Però da questi miti noi potremmo trarre qualsiasi cosa. Cioè dal mito d'Europa, dal mito di Io, dal mito di Che, e Che. Dal mito di Giacobbe pure potremmo trarre moltissimi miti, perché ci sono i Midrash che uno dice una cosa, uno dice l'altra. Benissimo, tutto va bene, perché questo serve per la nostra capacità fantasmagorica, intellettuale, la possibilità di vivere insieme, di partecipare a dialoghi. Però alla fine l'Europa è stata mille facce. L'unica cosa, dico, l'Europa, siccome Davide ha detto, c'è questo fondamento imperialista nell'attuale Europa dell'unità europea. Chi dice? L'Europa usciva da questa devastazione della guerra, tre personaggi si sono messi insieme e hanno detto basta, facciamo una comunità di pace, e questo è il fondamento attuale. Chiaro, c'è la memoria, c'è tutto, ma se non manca questo, ma questo è il momento fondativo attuale, con tutte le sue incongruenze. Penso a De Gasperi, quando era a Vienna era amico del sindaco, che non era tanto poi per quello, però a un certo punto un individuo non è che esce fuori perfetto dalla cuna e arriva a dire questo è, tutto è perfetto. L'importante è questo cammino, e di fronte alle difficoltà mettersi, trovare un accordo, e in quel momento specifico era trovare l'accordo di una pace vera, non la pace di Versailles o eccetera. Grazie. Vai. No, volevo fare anch'io due belle
osservazioni. Una è una piccola, siccome il tema mi interessava, la relazione tra democrazia e imperialismo, forse si può strutturare anche in un modo diverso, cioè la democrazia greca è stata storicamente imperialista, ma non in quanto democrazia, per altri motivi, cioè semplicemente era un regime politico che noi non riconosceremo più oggi come democratico, che per poter permettere un certo, diciamo, tenore di vita all'interno, necessariamente doveva essere imperialista all'esterno. È il caso, c'era uno storico tedesco del primo Novecento che parlava di questo sistema come quello della mucca, cioè bisognava spremere all'esterno per dare il letto all'interno. Questo però non è in quanto democrazia che funziona, quindi questo, la democrazia greca in quanto democrazia, cioè non si mette in discussione da un punto di vista storico-politico la nozione di democrazia, semplicemente si constata che quel modello democratico che escludeva tre quarti della popolazione era problematico. Questa è una possibile spiegazione su un tema appassionante che ha toccato molto un grande spunto tutti e due. Altro poi potrebbe essere un'altra interpretazione di carattere più filosofico, in cui si dice che la democrazia, forse essendo quel governo che abolisce i limiti e permette tutto, allora ecco che non è più un caso che Atene, la linea, ad esempio la lettura di Strauss, è quello che si chiama un Tucidide quando presenta gli ateniesi come quella forza che supera tutti i limiti e che inevitabilmente li porta in una logica imperialista. Allora c'è anche questa, però è un'interpretazione filosofica, perché storicamente era un regime coloniale e con quanto tale funzionava benissimo. Invece volevo sollevare un'altra osservazione rispetto anche alla relazione di Davide, che ho trovato sostenuta da Tucidide, diciamo. Quale? L'interpretazione filosofica, cioè secondo me in un modo limpidissimo, cioè appunto la democrazia è quello che ha permesso di vedere cosa anche c'è dentro l'uomo, la logica della, anche secondo me sì, però appunto quello di Tucidide o anche Strauss, tanti altri, mentre invece da un punto di vista più storico uno spiega tutto dicendo che quella cosa lì non ha niente a che fare con la democrazia, come possiamo intenderla ad esempio noi, o come, perché non era, comunque siamo d'accordo, era solo per distinguere diversi livelli di lettura. E sempre rispetto a questi diversi livelli di lettura, rispetto alla relazione di Davide, ho trovato molto stimolante questo tentativo di tenere insieme la necessità del limite per preservare l'universale, che sembra contraddittorio. Tu hai insistito più volte che non è che sembra contraddittorio, da un punto di vista filosofico, teorico è contraddittorio, ma noi dobbiamo sbarazzarcene perché quello che conta è il punto di vista in qualche modo etico, pratico. Ora, ancora una volta, a un certo livello sono pienamente d'accordo, che poi ho apprezzato molto la concretezza di questa osservazione. D'altro canto mi preoccupa anche un pochino abbandonare il livello della descrizione teorica, perché qui sembra fare appello alle coscienze. Quando tu parli di etica, diciamo, dentro di noi, come anche la citazione finale del medico olandese, è un appello alla coscienza. Ma questo rischia di mettere in discussione una riflessione universalista, perché se qui diventano coscienze contro coscienze, allora dentro di noi si sta dicendo che c'è questa coscienza e quell'altro penserà che invece la sua coscienza è quella. Allora questo mi porta a rivalutare, pur non disprezzando, anzi trovando molto stimolante la tua proposta di che cosa intendere come universale limite, ma quell'altra proposta, cioè quella che molto spesso si è imposta in Europa, cioè il modello universale, il modello che deve svuotare tutto l'individuo, tutto ciò che è individuale, e questo giustifica quelle leggi che tu hai trovato così irritanti, che si vede molto bene, si è visto nelle leggi, soprattutto in Francia, che hanno fatto su questo problema. Cioè qui, per garantire la convivenza, per garantire il rispetto dei valori universali, bisogna che tutti facciano un passo indietro. L'Europa è quello spazio vuoto che permette a tutti in qualche modo di conoscere, ma riconoscersi perché si privano. Non dico che sia un modello giusto, quell'altro sbagliato, dico che anche questo modello di universale, che per forza deve negare l'individuale, ha una sua ragion d'essere, perché se no rischia di andare alla coscienza contro coscienza, e io voglio fare questo, voglio fare questo, ma senza più spazio di discussione. Certo, allora è vero, devono andare via gli ebrei dall'Europa, allora, se è così, nel senso che, attenzione, è un punto da parola. In quanto ebrei, infatti, queste cose, scusa, sono nate nel 600, così come le guerre religiose. Sì. Il problema non è che anche i cattolici, i ugonotti, i protestanti, se dovevano andare via dallo Stato in quanto cattolici, rimane in quanto uomo. Giusto. Quella è l'idea, eh? Sì. No, lo capisco benissimo, perché è proprio Benedetto Croce che nel 1946 va al famoso congresso ebraico di Livorno e dice, nel 1946,
il vostro problema, amici, perché la Croce ha tanti amici ebrei, il vostro problema è che non vi assimilate. Ragazzi, ma dico, ma qui c'è un cortocircuito logico. Ma la Shoah forse dovrebbe anche interrogarsi sulla bontà di questa idea. Attenzione, non è l'unico modo in cui si è declinato l'universalismo europeo, in termini grossolani, è quello continentale. In Inghilterra non pensano così, in Stati Uniti non pensano così, non gli viene nessuno in mente di proporre un'immagine della convivenza universale che assorba i quartieri di New York. No, cioè New York, il che crea problemi naturalmente. Però io mi domando, come non c'è anche un senso, adesso vengo giù da te. Mi domando, cavolo, ma com'è possibile che uno possa, dopo, allora la Shoah che cos'è stato per la coscienza europea? Niente, nel senso che l'Europa non ha deviato, e Benedetto Croce, grande amico degli ebrei, che ha fatto tanto per gli ebrei, tutti lo sappiamo, si presenta nel 46 e dice così con la gente che è stata deportata dall'Italia coi treni, e dice ma non sapevo che li gasavano, ma chi se ne frega, sono stati deportati coi treni in quanto ebrei. Anche dal punto di vista genuinamente universalistico filosofico, crea anche questa una contraddizione, perché l'universalismo, se è l'accettazione della differenza, non può essere l'assorbimento della differenza. È il dramma che vive la coscienza cristiana, per esempio, di fronte al problema antisemita, di fronte al problema dell'ebreo. Perché è vero che l'ebreo contraddice degli ideali universalistici, però è vero che coerentemente a questi ideali universalistici non posso prendere l'ebreo e cancellarlo. Che sia gasato in fumo o che sia che si deve convertire e quindi resistere qua in quanto uomo. È verissimo che quello che tu denunci, che è vero, io lo trovo un pericolo per l'Europa di pensarsi così, e mi chiedo la Shoah, che è una specificità. Questo caso, che è evidentemente un caso importante di cui non si può fare, è chiaro che quella è la conseguenza. L'altro caso, non voglio dire che è l'idea che ho cercato di dei problemi, chiaro. Scegliere è sempre difficile. Sì. Se uno invece propone un modello, dice, quel modello lì è quello che ci ha fatto uscire dalle guerre di religione, allora se partiamo da quel caso empirico, quel caso singolo, allora uno lo rivaluta. È chiaro che se lo usa come quello che ha portato al nazismo, allora è chiaro che c'è un problema. No, però... io dico che c'è entrambi. Sì, che quindi stare insieme. Attenzione, io dico, sul piano puramente logico, non stare insieme. Quando tu dici il pratico che assorbi il teoretico, diciamo così, il dominio della coscienza, no, io non penso che introdurre elementi etici significa fare a meno della riflessione teorica. E ho detto che è necessario progettare un fondamento, perché anche se devi tradurlo in norme e leggi, questo fondamento deve costituirsi su una base teorica. Il problema è come vivere questa base teorica, ma non che le due cose non stanno insieme. E stanno insieme anche sul piano pratico. Se invece stiamo sul piano logico, allora le contraddizioni sono di entrambe le parti, perché l'universalismo, per esempio quello cristiano, comunista, e tutti gli ebrei comunisti sono stati in Germania, Marx, la questione ebraica, lui che ha origini ebraiche, e l'ebreo vive, per carità, nessuno gli vuole male all'ebreo, ed è questa la molta differenza con il nazismo, che invece il nazismo non fa questo ragionamento, becca l'ebreo proprio. E qui si dice, l'ebreo può fare qualche cosa, basta che diventi russo, basta che diventi italiano. Ma dico, ma questo è un metodo relazionale che non urta. Anche prescindere dalla Shoah, anche, è chiaro che è una riduzione ad uno. È un problema per l'Europa, per l'identità europea. Scusa, Giuseppe. Naturalmente riprendiamo tutti questi discorsi per poi le relazioni successive che abbiamo. Resto proprio su questa questione, che è un po' quella che interessa anche a me. E mi chiedo, sentendo, quindi mi riferisco a Davide, sentendo un po' il percorso, la storia che ci hai riportato l'interpretazione che ne hai dato, se in fondo semplicemente il problema non è che restiamo in una alternativa troppo angusta, nel senso che è ovvio che di fronte al Mabullo, di fronte ai totalitarismi, di fronte a una visione di assimilazione, sacrosanto e fondamentale contrapporre un discorso di distinzione. Io preferirei parlare di distinzione piuttosto che di separazione. Sì, giusto, i filosofi ci insegnano questa ulteriore distinzione, questo è il... Comunque è molto utile, diciamo, i paletti, no? L'immagine di Giacobbe che nel punto cruciale
cruciale, come hai sottolineato tu, dinanzi all'albero, mette il paletto. Ecco, questo è fondamentale. È fondamentale, come hai detto tu, giustamente funzionale rispetto alla, all'universalismo stesso. Ecco, però mi chiedo quanto possiamo rimanere solo qui, perché se l'alternativa è solo universalismo, un universalismo di tipo assimilativo, totalitarismo Mabul da una parte, come unica alternativa a un discorso in cui i paletti sono poi molto rigidi, forse non ne veniamo fuori. Allora mi sarebbe piaciuto che nella storia di Giacobbe ci fosse, alla fine, per esempio, si dicesse qualcosa su una dimensione di condivisione, parziale, ovviamente, perché non devo condividere tutto, se no saremmo nell'assimilazione, ma di condivisione parziale di vita, anche solo di commercio, per esempio, una visione qualsiasi che ci sia tra Giacobbe e Labano. Allora io, da tutta la tua interpretazione della storia, non vedo però questi elementi, cioè vedo piuttosto gli elementi di distinzione, di separazione, di paletti, e mi chiedo, soprattutto oggi, siamo 6 miliardi, 5-6 miliardi, mi pare che un quinto o un sesto della popolazione ha lo statuto di migrante, voglio dire, la soluzione che in qualche soluzione, o comunque il fatto che emerge nella storiella e torna a casa sua, cioè questa idea di casa sua, è veramente sostenibile oggi, 2012, come ci ritroviamo? Allora probabilmente diventa urgente, va bene il discorso delle distinzioni, mantenere l'identità, eccetera, eccetera, però è anche urgente dire qualcosa, e forse è tutta lì la questione, su un margine di condivisione. Allora su questo, forse su questo che veramente bisogna interrogarsi, dati ovviamente per scontato che bisogna evitare il Mabul da una parte, ma forse anche una separazione troppo netta. Allora forse interpreto così anche, immagino, l'intervento della nostra. Allora cerchiamo di andare in questa direzione, cioè, almeno forse non è urgente andare in questa direzione, cercare degli elementi di condivisione relativa, parziale. Allora, da questo punto di vista, la posizione ebraica o questa storia, eccetera, eccetera, io fino adesso non ho trovato grandi elementi in questa direzione. Ci sono? No, ho fatto un accenno, sono io che faccio questo rumore. Ah, ecco. Ho fatto un accenno a questa cosa che tu dicevi, quando dicevo non significa che se c'è limiti che non ci siano possibilità di condivisione, anzi la storia racconta proprio quello che tu dici, che Giacobbe non chiude la porta in faccia all'altro, infatti si lasciano in armonia dicendo guarda che io lavorerò ancora per te, ci coordineremo, però io ho in mente questa e non capisco, non posso, capisco che non ho il diritto di venire a casa tua a distogliere le tue regole, perché se uno entra in casa mia proprio, che chiudo la chiave dentro, di suo, perché l'ebraismo oggi il problema della casa sua, no, ma la casa sua per l'ebraismo c'è, ci deve essere, se no siamo nell'impero globale, no, c'è distinzione di terre, c'è distinzione, che non significa che debba sfociare in un conflitto, perché ci sono diversi livelli di relazione e si possono creare, assolutamente non è anti-ebraico, diciamo, delle istituzioni comuni che siano sovranazionali, non c'è nessun problema in questo, non è che Israele contro l'ONU. Come società multidentitaria, no, voglio dire, è uno schema che poi la storia propone costantemente ed è così. Sì, ma la proposta concreta, quindi, è il ghetto, qual è? No, il ghetto. C'è una minoranza in una no, il ghetto, no, il ghetto, no, il ghetto. Attenzione, poi no, no, c'è anche il ghetto ha un suo senso, nel senso che chiaro, ha un suo senso. Attenzione, attenzione. Se si ragiona così come dici te, giustamente, e come tu. È interessante che io riprovo a te di ragionare così, tu riprovi a me di ragionare così, perché no, perché è vero, una volta parlavo con una persona, un filosofo, si parlava, oh, sulle questioni filosofiche eravamo sempre in disaccordo. Quando dicevi ma la guerra è in Iraq, ma tutti d'accordo, cosa che probabilmente avviene fra me e te, se gli indichi punti precisi, dici ma sì, perché condividiamo un orizzonte etico, però è vero che va definito anche. Allora, il ghetto. Se si ragiona così, allora io devo dire, ah no, allora l'alternativa è che l'ebreo venga cancellato. Se non è il ghetto. Ora affronta la questione del ghetto. Allora voglio dire, è chiaro che qui siamo davanti a una dialettica insolubile. Lo dico, non mi spaventa il modello della Little Italy che c'è a New York, oppure del quartiere cinese, sono tutti newyorkesi, non mi spaventa, è una declinazione della democrazia, è così a Londra anche. Parenti a Londra vivono il quartiere ebraico e di fianco c'è quello indiano e si va a mangiare da quello indiano. Proprio non mi spaventa quindi anche l'idea del ghetto, mi spaventa davanti se ti rinchiudono in un ghetto e ci mettono un muro. Che non sia volontaria l'adesione a un certo modello di vita,
perché se è volontario io accetto che quello ci sia un modello di vita. Anche questo è un problema, perché poi c'è l'infibulazione, poi c'è l'ebreo ortodosso che fa, oppure il cristiano radicale che fa. Tutto va coordinato, naturalmente, senza dimenticare che siamo all'interno di una logica universalista e non può esserci una legge del limite che contraddica in maniera radicale quella legge. Voglio dire, è chiaro che si tratta di un'operazione di equilibrio delicatissima, ma non è che Giacobbe dice di Calabaro, mo tu te ne stai di là, io sto di qua. E quello è un non senso ed è una contraddizione con l'orizzonte etico da cui parte Giacobbe. Si parte da lì. Se è vero che ci sono tante interpretazioni di Giacobbe, che non è un mito, perché l'ebraismo non fa mitologia, che non vuol dire che sia storia, si tratta di archetipi, va bene? No, è un po' di... però lasciamo perdere. È vero che ci sono tante interpretazioni di Giacobbe, nessuna contraddirà l'orizzonte etico in che Giacobbe è ereditato da Abramo. Ci si può capire come questo, interrogare, differenziare a livello interpretativo su come questo orizzonte etico venga poi declinato e quindi sul significato di un'immagine, ma non si può dire che Giacobbe farà il faraone. Non c'è interpretazione che Giacobbe diventa il faraone, perché sarebbe una contraddizione con la logica universalistica di partenza, e già ci sono tanti elementi che sembrano contraddire. Però ribadisco, se uno dice, ma allora l'alternativa è il ghetto, allora l'altro gli contrappone, allora, vengo subito, allora l'alternativa è Benedetto Croce, allora vi dovete assorbire, e quello è l'amico, quello è l'amico. Se si riflettesse però sulla condivisione non ci sarebbe questa alternativa. Certo, infatti io sono talmente d'accordo a introdurre elementi di condivisione, certo, però non dobbiamo a questo punto sì, è pieno, è tutto, lui lo dice, che dice a Labano, non si lasciano in conflitto, perché convince Labano che sia giusto che lui vada di là. Però voglio dire solo questo, poi chiudiamo perché facciamo la che già abbiamo all'ultimo. Dico solo questo, la contrapposizione, come in questo sono d'accordo, porta appunto, tu dici indietro, non però bisogna capire che non si può spaventarsi se uno ha il barbone lungo e il capello in tutte le regioni, e non si può pensare che la democrazia sia spoglia dopo la Shoah, che sia spogliazione dell'individuale. Questo per me è un punto che ha mostrato storicamente i suoi limiti, come altri hanno mostrato anche storicamente i suoi vantaggi, ma la Shoah è la Shoah per la coscienza europea. Sono molto spaventato che ce ne si freghi della Shoah, che non è esistita, è europea, mia nonna ebrea, irachena, mai ha pensato la Shoah come una cosa riferita al mondo ebraico, diceva questa è la roba europea, non la pensava nemmeno come riferita al mondo ebraico, perché era europea. L'Europa ha fatto la Shoah, l'Europa deve interrogarsi su come dalla sua identità possa essere nata la Shoah, ma è un punto di non ritorno come la rivoluzione francese, non è che oggi possiamo far finta che non sia esistita la rivoluzione francese. Facciamo un'ultima questione. Un'ultima, è giusto perché era pronta, giusto. Ha ragione. No, sembra proprio che trascuro altri punti. Ma questo sia forse importante. Non è perché ce l'abbiamo dentro di noi, cioè noi questa divisione, questo chiamiamolo come vogliamo, limiti, eccetera, è dentro di ciascuno di noi, no? Altrimenti non ci sarebbe problema. Cioè quella politica. Trovo soluzioni, ma a volte mi domando, le soluzioni vengono tratte così immediatamente, bisogna attuarle oggi per trovare una soluzione oggi, perché è giusto o è bene o perché ciascuno vuole salvare la sua posizione, cioè diciamo un po' anche imperialista a livello di concetto. Io credo che sia questo. Perché ci insegna l'archetipo, ma può essere anche il rapporto fra i due, Labano e Giacobbe, hanno passato più sette anni prima di trovare. Cioè, insomma, invece di la politica, voler trovare soluzioni immediate, perché non si pone più domande? A me sembra che è questo che ci sia il problema, insomma, che si pone. Adesso diciamolo l'Europa, ma chiamiamo più largamente Occidente, cioè la cultura occidentale, tra virgolette, perché chissà cosa vuol dire. Perché non c'è questa messa in pratica della tolleranza, quello che non si riesce ad ottenere in termini concreti qui. Questo è il secondo punto.
sì, esatto, chiudo con questa cosa perché mi dico che c'è giù una pausa, facciamo una pausetta per... Dico, ma vuoi rispondere così? No, ma penso, è sempre la questione, la tolleranza tutti siamo d'accordo, il problema è capire che cosa sia. Se la... Non tutti siamo d'accordo. No, ma non tutti. Okay. Inizialmente non sono d'accordo, la tolleranza implica una superiorità, certo, di quello che fa, per carità, la tolleranza. Dopo il professore parlerà di queste cose. Allora facciamo così, dico naturalmente un problema della definizione e addirittura un fondamento che forse va ripensato. Allora la risposta la trasliamo, troverà spunti anche in questo. Tu vediamo qualcosa e poi risaliamo 10 minuti. Appunto il professor Volo, abbiamo saputo, non riesce a venire, gli si è fermata la macchina e non ce l'ha fatta, per cui a questo punto cambiamo un attimo il programma, magari proseguiamo ancora un attimo con la nostra discussione fino all'ora di pranzo, qualche sera, esatto, e poi anche lei, e poi si riprende pomeriggio, a questo punto facciamo verso le 3 perché abbiamo due relazioni col professor Vitiello e il dottor Bonazzi, e così poi chiudiamo i nostri lavori con discussione. Apri un patto alla fine e così diamo anche tempo a gente andare a casa. A questo punto riprendiamo con le questioni, il dibattito è acceso, per cui riprendiamo. Hanno fatto chiarezza queste problemi, ce ne hanno bisogno, perché dalle tue relazioni erano molto complesse secondo me, e nello stesso tempo c'era un'affinità da cogliere, insomma, no? Da questa Europa aperta al mondo mediterraneo e quindi all'altro, e un'Asia chiusa e provinciale per certi versi, un Esaù e un Giacobbe. La complessità di queste due figure è dal confronto. Per esempio a me ha colpito molto la figura di Giacobbe, che con Labano si è scontrato ma ha fatto un percorso di maturazione. Sicuramente era maturato, da questo confronto nasce anche una crescita, e quindi a me passo di capire che Giacobbe ha mantenuto la sua identità, la sua differenza e da Esaù e da Labano, e l'ha saputa gestire successivamente, perché poi bisognerebbe proseguire nel racconto e capire come ha risolto il conflitto con il fratello, con Esaù, come l'ha gestito, come si è arrivati a una, non un compromesso, ma un confronto e nello stesso tempo il mantenimento di questa identità e di queste differenze che secondo me vanno gestite e mantenute, fortemente mantenute, cosa che adesso è ben difficile, giustamente viviamo in una società complessa nella quale la diversità si confonde con la confusione, siamo tutti uguali, siamo tutti amici, però in realtà bisogna gestire le differenze. Insomma. Scusi, è da aggiungere solo una... Bellissima, due parole da aggiungere, è la complessità del mondo attuale, perché se è vero che le origini dell'Europa, però oggi dove c'è tutto questo movimento di persone, oltre che di tutto il resto, no? Che si muove con rapidità e si va a lavorare all'estero, vengono qui, eccetera, cosa succede? Che questo mondo, questa Europa viene ancora maggiormente è impellente, insomma, la soluzione di questo problema. Nonostante però, ribadisco che non è impellente la soluzione politica, quanto la riflessione culturale, intellettuale, etica. Raccogliamo, magari se qualcuno vuole fare altre osservazioni, allora facciamo così, così poi... i modelli.
c'è una Sparta che penso di poter dire non è espansionista, è uno stato militarista ma atterrito dal problema dei loti, dei propri schiavi, ha paura della come si dice, della rivolta e deve tenerli in una, ma essenzialmente, se capisco bene, a parte le guerre che fa contro Atene, mi pare di capire che non sia al contrario imperialista, perlomeno non lo è come Atene, ha un problema da risolvere interno, per cui è militarista, forte, eccetera. Si potrebbe anche tracciare un parallelo, se si vuole, o se è lecito, con l'attuale Israele, per esempio, che ha il grossissimo problema dei propri arabi e degli arabi circostanti, eccetera, e quindi di necessità o di scelta in uno stato militarista, eccetera. Se potesse volerla commentare anche naturalmente. Direi solo questo, appunto, che ha detto Benenei, vengono a guerra esattamente per questo motivo qua, ma ciò che rappresenta Grecia, ciò che è Grecia, è essenzialmente Atene. Ma Sparta, è giusto definirla espansionista o come Atene o no? Non direi che incarni quella logica con quella coerenza con cui l'ha incarnata te, certo che no. Grazie. Vuoi dire qualcosa, Mauro, su questo? No, penso. Allora, riprendono solo la questione, dice Robert. Qui veramente va a gusti, come si suol dire. Nel senso che Giacobbe, come appunto, fa un percorso di maturazione con l'amore. Innanzitutto dico una cosa, anche se capisco che la sovrapposizione non è il tema di oggi, o meglio dire, non è stato proposto come il tema di oggi, cioè questa identificazione di Esaù con l'Asia. È molto importante questa, questo è importante da affrontare, perché ne discutevamo qua anche con, ricordo, l'economista Giulio Sapelli una volta, e la Cina. Allora, l'Asia non è Esaù. Esaù è il prodotto di Giacobbe. Non è, adesso dico come affrontare, ecco, adesso è figlio del percorso di Giacobbe. Non c'è un Esaù asiatico. Avrà altri problemi il fondamento ideologico asiatico, ci avrà, ma Esaù è nostro prodotto della scelta europea, rappresenta quelle pulsioni che Freud identifica col rimosso dell'Occidente, ciò che è rimasto indietro. Allora, come lei chiedeva, come sì. Una breve osservazione, sì. Così proprio modesta per capirci, perché altrimenti non, che Esaù sia così, ovviamente a maggior ragione Giacobbe, Europa, a me sembra un poco strano, giusto? Perché stiamo in un altro luogo, non stiamo nel continente Europa, stiamo in luoghi diversi, stiamo in terra di Palestina, eccetera, insomma. Perché queste assimilazioni così brutali? Posso pensare che si possa ragionare poi sulla radice, sul riferimento storico, riferimento culturale, storico-culturale relativamente all'ebraismo come componente dell'Europa, eccetera, ma questa identificazione Esaù non è Asia, grazie a Dio, insomma, non lo so. Giacobbe non è Europa, non lo so, questa identificazione così un po' bizzarra, insomma, se non ci comprendiamo più. Se l'Europa, naturalmente ognuno ha le sue immagini di riferimento, se l'Europa è un progetto di civiltà che si fonda su ideali universalistici, io dico che questi ideali si dischiudono per la prima volta, non penso di dirlo io, credo che sia riconosciuto dalle correnti ideologiche che hanno formato il tessuto europeo e che ne hanno contraddistinto la storia, che si aprono con
questo sguardo, questo orizzonte etico si apra con l'avventura del popolo ebraico, che non a caso sta in Medio Oriente, cioè in un punto di limite. Da una parte guarda Oriente, da una parte guarda Occidente. Se uno va in Israele oggi, vede questa contraddizione. È un paese occidentale e anche orientale. L'Europa poi ha vissuto storia autonoma. Il rapporto dell'ebraismo con l'Europa è ben tematizzato dal rapporto del cristianesimo con l'ebraismo. Si riconosce lì il punto d'origine del proprio percorso e si pensa che il proprio percorso compia passi avanti. È l'idea dell'ebraismo come incompiutezza di quegli ideali universalistici, proprio perché non è svuotamento dell'identità successiva. Allora si dice, vedete che voi vi arrestate prima, e l'immagine di Sant'Agostino per descrivere gli ebrei è paradigmatica: l'ebreo è il cieco con la lanterna, illumina la strada ma non la sa vedere. Per questo dico che certamente in questo senso Esaù, per capire una specificità, è legato a questo tentativo universalistico. Detto questo, il rapporto con Esaù, come lui farà a riconciliarsi? Lui si riconcilia col fratello, lo sappiamo, lo vede, il fratello è pronto a ucciderlo, lui fa teshuva. Si pranza un po' prima. Lui si dice in ebraico fate shuva, cioè si inchina sette volte davanti al terreno. Sette, tutti questi simbologie sono il pubblico di simbologie che adotterà Gesù. Sette volte sette. Gesù è per tre. Appunto, ma anche oltre, se vogliamo dire. Era ebreo, ma è anche colui che è stato riconosciuto come fondamento del cristianesimo caratterizzante l'Occidente. Perché il cristianesimo è con Paolo, anche lui ebreo, e per quanto riguarda Pietro è fondamentale per capire anche l'apertura del giudaismo, se no, ripeto, poi ciascuno, come dire, la pensa come vuole, questo universalismo, eccetera. Ho paura che tutto questo ci va come, qual era la parola ebraica che diceva per dire il caos, insomma. Il Mabul. Il Mabul, ecco, se no facciamo tanto Mabul. Scusami. No, io dico così. Sì, certo. Io dico così. Perché Giacobbe, sì, io lo penso, ma comunemente si pensa come al fondamento del progetto europeo, come lo dice il cristianesimo. Penso che il cristianesimo sia stata un'anima fondativa dell'Europa. Penso che la storia d'Europa sia legata intrinsecamente al cristianesimo. Sappiamo l'illuminismo quanto deve al cristianesimo e via dicendo. Allora, questo sguardo, ripeto, ma del resto appunto non è che lo dico io, lo dicono i testi cristiani, dai filosofi agli interpreti biblici, che infatti quando fanno riferimento all'interpretazione biblica fanno riferimento alle immagini bibliche, al commento ebraico e poi il fatto filone d'Alessandria. Però la linea di continuità è stabilita sul piano logico dall'apertura di un orizzonte che poi viene radicalizzato. Non voglio identificare l'Europa con il cristianesimo, questo non voglio un'identificazione dell'Europa con Giacobbe. Però dico, attenzione, perché il cristianesimo, con Giacobbe si dischiude con l'orizzonte. Allora è importante capire che quali sono le conseguenze di questa apertura. Allora, Giacobbe, il destino di Esaù è una conseguenza di questa apertura. Allora, perché non dico attenzione a identificarlo con l'Oriente? Che invece ci sono le immagini per definire l'Oriente nella Torah, il faraone, per esempio, no? Allora, e quello è quello che dicevamo, il Partito Popolare Cinese di oggi, le logiche gerarchiche, via dicendo. Esaù, come conclude, è importante per capire dove va l'Europa. Si ricongiunge, si riconcilia e Giacobbe si riconcilia e lì verrà definito Ish Shalem, uomo integro, ma non tanto come prima, ma Shalem, cambiato Giacobbe profondamente. Dopo la lotta con l'angelo, è inconscio, è quel che si vuole, non si sa, è una persona vera, insomma, il confronto radicale. Va lì. Esaù si riappacifica e alla fine Esaù voleva questo. Allora si abbraccia, ci sciogliono un abbraccio e tutto.
Poi succede che i due si arricchiscono, ma Giacobbe è più bravo, e si dividono la terra. Giacobbe divide la terra, questa è parte tua e questa è parte mia. Non rinuncia al proprio progetto, però concede un territorio per il fratello autonomo. Allora a questo punto Esaù, i due appunto si riconciliano, crescono per la Torah dice, però Giacobbe diventa ricco, bravo, il suo territorio si espande. Esaù se ne va a questo punto e va sul monte Seir, cioè su questo monte. La Siria potrebbe essere, vabbè, lasciamo perdere. Interessante, poi la Torah come fa sempre dice, e queste sono le generazioni di Esaù. Boom, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Identifica tutti i nomi, questi elenchi di nomi, dice, ma perché questi che non sperano in cose mi dai i nomi, chi se ne frega? Dopo 10 generazioni c'è Amalek. Amalek, per l'etica ebraica, è il figlio del distruttore, non è il faraone. È quello che il faraone manda via gli ebrei dall'Egitto, accende le volte. Amalek li rincorre per distruggerli, per sterminarli. Nel 45, la guerra ormai finita, imbarcazioni naziste vanno nelle piccolissime isole greche per beccare il quarto di ebreo, il terzo di ebreo. Tu però hai un nonno ebreo. Vanno i nazisti, fanno il gesto di Amalek. 3 volte si dice che sia comparsa questa figura nella storia ebraica. 1, uscita dall'Egitto che dicevo. 2, nella storia di Esther, diciamo, la regina moabita che sappiamo tutto, della regina che salva il popolo, e lì c'era Amalek. 3, con Hitler e il nazismo. Questo Amalek è il residuo di pulsioni irrisolte che abitavano Esaù e che ha consegnato alla sua discendenza, a una parte della sua discendenza. Evidentemente il gesto di Teshuvah di Giacobbe non era stato così, non era stato completo. Allora il problema è cosa farsene di Esaù, che è parte integrante dello sviluppo europeo, che è conseguenza di questa scelta europea di civiltà, e bisogna capire cosa si fa con Esaù. Come ci si coordina, se ci si coordina, se lo si espelle. Perché il nazismo è Europa. E non è immaginabile altro. Per così, per il piacere di provocare, di discutere e di cercare di capire meglio. Prima, giustamente, Giulio aveva evocato anche la figura del, cioè il pensiero di Tucidide, il ruolo di Tucidide, che è un pensatore purtroppo non ancora adeguatamente apprezzato in Italia, a differenza che in altri paesi, appunto come un interprete che giustificava quello che lui giustamente diceva di Atene, questa forza, di questo impulso che ha l'Europa ad andare oltre i suoi limiti, così. Ora, una cosa che mi viene, io sono ignorante totale sulla tradizione ebraica, sulla Bibbia, eccetera, eccetera, però a sentirti parlare di Giacobbe, sembrava una bella descrizione della prenanzia tucidea, perché Giacobbe dove lo metti lui si espande e sembra ancora più bella di immagine, ancora più bella di quella che tucidea invece presenta come gli ateniesi, cioè gli ateniesi sono la quintessenza di ciò che è un uomo, perché gli ateniesi sono questa forza ad andare contro i limiti che è la grandezza della Grecia. Che tu dici questo ci ha portato al nazismo, però la cosa curiosa è che se anche alla prende, democrazia, anche alla no democrazia. Certo, però se lo prende Giacobbe è la stessa cosa, dove lo metti quello si espande. Quindi se Tucidide avesse dovuto interpretare il mito, cioè il mito, l'archetipo di Giacobbe, avrebbe detto questo conferma semplicemente cos'è l'uomo, non che c'è una specificità ebraica. Dico, è interessante, questo è molto interessante, perché per esempio Amalek, alcuni la considerano non una figura che fa parte della simbologia ebraica, ma una figura universale, che riguarda tutti i percorsi identitari. È la minaccia verso il percorso identitario che tu hai scelto. Ha un senso universalizzare così la figura di Amalek e quindi anche quella di Giacobbe, vi dicendo, sottraendo la specificità ebraica. Dico che però non si, cioè gli Apache avevano dei nemici, non so se i Sioux fossero nemici degli Apache. Probabilmente se uno va a indagare la simbologia degli Apache vedrà che il nemico massimo è descritto come il Sioux o la divinità del Sioux. Ripeto, sto parlando di esempi del tutto arbitrario, non so niente di strano. Però hanno dei nemici, non è che solo l'ebraismo ha nemico, o l'Europa ha nemici.
Il problema è se quei nemici attaccano gli Apache per le stesse, seguendo la stessa logica di Esaù, cioè rivendicano la gerarchia che è stata rimossa, rivendicano la genealogia che è stata rimossa, rivendicano il possesso territoriale che è stato rimosso. Io credo che i Sioux e gli Apache abbiano ragioni di conflitto fra di loro, ma che non siano le stesse ragioni che animano il conflitto Giacobbe e Esaù. Meno male. Non è che io voglio dire, sono diventati accredibili, adesso sono quelli che sono tutta la storia, insomma, andiamo in piano, scusa. Io no, ma io ho detto quello che lei, sto dicendo quello che diceva. Sono molto rispettoso della storia ebraica. No, ma io sto dicendo esattamente quello che dice lei. Cioè, dico, lui proponeva, Mauro, se ho capito, un'universalizzazione, cioè, magari questa non è specificità realmente ebraica, tanto che Giacobbe può essere tuo è l'espansionismo, i limiti. Io dico, questo è un accostamento senz'altro giusto, perché come ho detto, ribadisco, io vedo continuità fra l'ebraismo e l'Europa. E quindi è vero, anche la fine della storia, con questo che si espande, doveva forse meditare bene di non dover espandersi, che doveva porsi un limite lui della sua ricchezza, un limite del suo territorio, un limite dei capi di bestiame che poteva avere, per mantenere l'equilibrio che tanto cercava. E forse è ricaduto nel vizio universalistico. Ma, ribadisco, invece, se ho paura che così si snaturi la specificità ebraica e magari impropriamente la si proietti su altri percorsi identitari, invece io credo che ci sia questa specificità e che all'interno di questa specificità nasca Esaù. Mi interessa solo sottolineare che Hitler è roba nostra, nostro prodotto. Vogliamo fare i conti con questa coscienza profonda che anima l'immaginario europeo? Oppure dobbiamo dire nostra europea, no? Europea. Questo dico Giacobbe Esaù, quindi la relazione è fallita, la conciliazione di Giacobbe, se ne capisce le buone intenzioni, ma è fallita, si è espanso troppo. Un'ultima questione, magari c'è qualcuno che vuole porre un'ultima questione, se no ci andiamo a...